La parola a onorevole Caletto. Bene, intanto davvero grazie, mi fa piacere essere qui con voi. Grazie Sally, complimenti per questa bellissima manifestazione e grazie a Kurosh per il lavoro che la CGIL nazionale fa da tanti anni e ancora in questi momenti. E devo dire che la vostra presenza oggi in questa sala, gli interventi, quello che avete detto e soprattutto la vostra partecipazione sono oggi la migliore risposta a quella parte ancora dell'Italia che si ostina a non voler riconoscere che questa Italia è cambiata. Sono la migliore risposta a chi anche in queste terre continua a manifestare odio, razzismo e continua anche a insultare la Lega Nord e Forza Nuova che continuano a insultare e offendere la nostra ministra Cécile Kyenge. La migliore risposta a chi ancora oggi di fatto non vuole riconoscere che l'Italia è già cambiata, che l'Italia è già un paese multiculturale e che l'Italia oggi, senza la presenza e il contributo dei nuovi italiani, degli immigrati, è un'Italia che non, semplicemente non esisterebbe. Quindi grazie davvero per questa opportunità. Io, si è parlato di tante cose qui in questa sede, io sono ovviamente in questo momento rappresentante del popolo italiano, sono parlamentare del Partito Democratico, mi occupo di questi temi da qualche anno, però sono anche, e ci tengo a ribadirlo, una persona che ha fatto lo stesso percorso di tanti di voi, di tanti ragazzi che sono nati o cresciuti in Italia. Io ho conosciuto la CGIL grazie a mio padre. Mio padre era operaio e metalmeccanico a Reggio Emilia e grazie alle battaglie, insieme all'amico e compagno Papa Sec, della Fiomme, di Reggio Emilia, ho conosciuto quelli che sono stati alcune delle battaglie che loro fecero e hanno fatto in quella importante fabbrica. E mio padre, che poi dopo un percorso si è emancipato, è riuscito a fare il passo in avanti, ha aperto un piccolo kebab, che è la storia di tanti immigrati, ha avuto la cittadinanza, e che però appunto solo 2 mesi fa è stato costretto ad immigrare a sua volta. Quindi dopo 30 anni in Italia, mio padre e mia madre oggi vivono in Belgio, in quegli stessi luoghi dove gli italiani immigrarono tanti anni fa, a Charleroi. Quindi questo per dirvi che la storia, la mia storia, è una storia che rientra pienamente nella storia di tanti di noi, di tanti di voi, e soprattutto è una storia che vive oggi una condizione drammatica, che è quella di fare conti con un paese in ginocchio, con un'Italia che appunto oggi, di cui pagano il prezzo le persone più deboli, ma soprattutto un'Italia in cui si fatica davvero a vedere una speranza, una prospettiva, un futuro, in cui appunto giorno dopo giorno, ieri ero a Pescara e parlando con la Caritas mi si diceva che ormai ogni settimana aumentano 30 famiglie di italiani che vanno alla Caritas, all'Empoglio, a chiedere la spesa, a chiedere un aiuto. Quindi è un'Italia che sicuramente è molto cambiata in peggio, sia per quanto riguarda la crisi, l'economia, ma anche per quello che riguarda la percezione, la coesione, il senso di dialogo, di rapporti tra le persone, quell'Italia degli anni 90 che io ho conosciuto a scuola, forse molti di voi, chi era appunto quella prima generazione di immigrati o di figli di immigrati, è un'Italia che comunque è un'Italia curiosa, è un'Italia che aveva, magari si facevano tante domande, anche domande stupide, però c'era un senso di curiosità, c'era una voglia di capire che avevi davanti. Era l'Italia in cui gli italiani aprivano ancora le case ai venditori ambulanti, ai Vucumpra. Era un'Italia in cui i bambini a scuola subivano 30.000 domande, ma c'era un'attenzione da parte delle maestre, degli insegnanti, in cui si cercava di venire incontro alle famiglie, in cui magari i vicini di casa ti bussavano e ti chiedevano se hai bisogno di qualcosa. Quella era l'Italia che io ho conosciuto. E quell'Italia... Allora, si sono incrociate due situazioni, una situazione culturale che è cambiata frutto anche di... Qui dobbiamo fare anche autocritica. Io ho iniziato il mio impegno prima nell'associazione e poi impegno politico da un po' di anni. Devo dire che ci sono anche delle responsabilità rispetto a questi cambiamenti. Quelli economici voi li conoscete meglio di me e magari poi Kurosh sicuramente è più competente nel raccontare quello che sta succedendo rispetto anche al mondo del lavoro. Ma a me ci tengo molto a raccontare invece le responsabilità che si sono avute nel
nel trascurare questo virus della paura, dell'odio, della xenofobia che per tanti anni abbiamo sottovalutato anche purtroppo nella mia parte politica e in una certa sinistra italiana. Per troppi anni abbiamo pensato che la Lega Nord era semplicemente un gruppo di folklore, che era semplicemente un gruppo che faceva della banale propaganda e che tutto sommato l'Italia, gli italiani è un paese mediterraneo, un paese che è sempre stato accogliente, aperto e quindi non si sentiva il bisogno di condannare invece quei gesti, di condannare quei maiali sui terreni per le moschee, di condannare quelle ordinanze che appunto negarono il diritto ad intere comunità di riunirsi, musulmani, protestanti e di altre religioni, ma di condannare anche semplicemente quello che era stata una cosa tragica, grave e che per fortuna aprì gli occhi anche di una parte politica e anche dentro il Partito Democratico in particolare. Il tema dei respingimenti, noi per un'estate intera abbiamo assistito in silenzio, tranne le eccezioni, le associazioni, la Chiesa e pochi altri, abbiamo assistito in silenzio a quello che era una tragedia che si stava consumando. Decine, centinaia, migliaia di persone venivano respinte in mezzo al mare senza chiederci da dove venivano e soprattutto dove li stavamo rimandando. E allora la nostra condizione di oggi è frutto di una grave indifferenza che è successa, ma è frutto anche, se vogliamo, di una fisiologia che ha riguardato in particolare la presenza di nuovi italiani, degli immigrati oggi, cioè quello di ovviamente vivere un tempo in cui la prima priorità delle famiglie immigrate è una priorità che riguardava la casa, questi erano i problemi in questi anni, riguardava il permesso di soggiorno, riguardava quello di cercare una stabilità per sé e per le proprie famiglie. Poi a un certo punto questa stabilità si è ottenuta e quindi abbiamo assistito a quello che è stato un percorso di maturazione, di crescita, dove grazie all'impegno anche di tante associazioni e di tante realtà e di tante comunità abbiamo visto crescere anche leadership, abbiamo visto crescere dirigenti, persone che appunto nonostante fossero arrivati da paesi lontani sono diventate protagoniste nei loro settori, nel sindacato, nella mediazione culturale e nelle amministrazioni, sono nate le consulte, quindi c'è stata questa presa di coscienza che anche oggi qui voi rappresentate. Oggi, dove avremmo dovuto raccogliere in qualche modo i frutti e in qualche modo poi dirò che alcuni segnali positivi ci sono e ci possono essere, ci troviamo di nuovo in questa condizione di grande precarietà. E allora questa è un'analisi che a noi insomma ci permette di dire che se da una parte siamo in questa condizione difficile, però dall'altra abbiamo accumulato comunque un patrimonio di esperienze, di coinvolgimento e abbiamo anticipato comunque i tempi rispetto ad oggi riguardo a quello che significa per noi la cittadinanza, che non è solo il passaporto, non è solo il documento, ma significa quello di sentirsi innanzitutto parte responsabile integrante di una comunità. Voi siete qui oggi e siete venuti volontariamente perché sentite il bisogno di contribuire, di difendere i vostri diritti e soprattutto di portare avanti quello che è il percorso di una grande organizzazione come la CGIL sta portando in questo periodo. Quindi questo significa che comunque oggi abbiamo questo patrimonio importante che ha fatto sì, devo dire, anche a un partito come il mio, anche a una coalizione come quella di centro-sinistra, quando c'era, perché purtroppo oggi siamo poi in una fase parlamentari drammatiche in cui poi tornerò, però abbiamo oggi un patrimonio importante che non dobbiamo disperdere, che è questo patrimonio di consapevolezza, di ricchezza, di forza. Gli interventi che abbiamo sentito oggi significano che noi non siamo passati da quella fase in cui l'immigrato era semplicemente la testimonianza, era semplicemente la persona di colore che andava messa nei dibattiti o nelle iniziative perché doveva dire quella che è la sua storia. Siamo passati oggi invece a un ruolo di protagonismo a tutti i livelli e quindi avere appunto segretari regionali, confederali nella CGIL non solo, avere oggi un ministro di origine straniera in un governo così anomalo, paradossale, significa che qualche risultato l'abbiamo già ottenuto. Avere oggi il tema della cittadinanza, comunque, il tema della cittadinanza, nonostante tutti i problemi che ci sono, che riguardano il lavoro, l'economia, eccetera, come tema che è all'ordine del giorno e che stiamo ponendo con forza tutti i giorni in Parlamento, ed è notizia di ieri in cui siamo riusciti ad inserirlo anche nel calendario, a luglio verrà discusso ed è passato con la condivisione forzata di tutti tranne la Lega Nord, quindi significa che in questo senso noi abbiamo una maturità che è cresciuta nel Paese, è cresciuta grazie soprattutto alla
alla storia della società italiana, che inevitabilmente ha fatto sì che sempre più italiani hanno conosciuto persone di origine straniera da vicino, direttamente nel quotidiano a scuola, nelle proprie famiglie e nel lavoro. Però dall'altra parte è nato un movimento molto trasversale, molto ampio, che è stata l'Italia sono anch'io, che è stata il movimento di le campagne che noi stessi abbiamo fatto, che sono stati quello che è il lavoro di tanti di voi. Allora ecco che in questa fase di crisi, di forte crisi, in genere queste sono le fasi in cui un paese deve riaggiornarsi, deve ricostruirsi, ricostituirsi, rilanciarsi, trovando nuove parole d'ordine. E la nostra parola d'ordine è che senza un'alleanza tra italiani e nuovi italiani, italiani e immigrati, senza una pace, senza un'armonia tra queste due componenti, oggi l'Italia non può per nulla andare avanti. Questa è la considerazione fondamentale. Senza il contributo, la presenza, anche la democrazia, la civiltà di questo paese non può per niente dirsi completata. E allora ecco che in questa fase così complicata io vedo davvero che ci possono essere delle opportunità. E le opportunità sono sicuramente quella di poter finalmente cambiare alcune delle cose nel nostro paese. Noi non abbiamo vinto le elezioni, dobbiamo dircelo in modo molto chiaro. Avevamo un programma di cui anche appunto la CGIL è stata protagonista, abbiamo costruito insieme un bel dialogo nell'ambito del forum immigrazione, insieme a Pierluigi Bersani, insieme a Livia Turco e insieme anche agli altri partiti della coalizione. Non abbiamo vinto queste elezioni, però dall'altra parte abbiamo un Parlamento innovato, abbiamo il Parlamento più giovane della storia, più giovane d'Europa, abbiamo una presenza molto importante di donne che sicuramente stanno portando un contributo anche in senso di sensibilità a molti dei nostri temi, non solo nel centro-sinistra ma anche nel fronte più largo del Parlamento, coinvolgendo anche alcune delle figure, sembra strano dirsi, ma aperture anche nel fronte di Scelta Civica e del PDL. Abbiamo oggi di fatto ottenuto il risultato di avere Cécile Kyenge nel governo, che ha un compito molto importante, innanzitutto di un impulso culturale che non è da sottovalutare, ma soprattutto quello di coordinare le politiche di integrazione, e martedì prossimo verranno finalmente definite le sue deleghe e siamo fiduciosi che appunto potrà dare alcune delle risposte che sono state qui citate e che riguardano molti dei ministeri che ci riguardano da vicino. Il tema per esempio del diritto allo studio, della scuola, dei titoli di studio, quello noi possiamo, alcune cose le possiamo sbloccare attraverso anche circolari, attraverso una semplificazione normativa che noi ci stiamo proponendo di fare e lo vogliamo fare da subito, alcune cose già siamo riusciti ad ottenerle. Di qualche giorno fa, per fortuna, insomma, grazie anche all'impegno del nostro viceministro all'interno pubblico, si è riusciti a riconoscere la cittadinanza a un ragazzo, Christian Ramos, che non poteva diventare italiano perché era portatore di handicap e quindi per l'anagrafe del Comune di Roma non poteva fare il giuramento, nonostante fosse nato a Roma, perché è un ragazzo down. E allora questa anomalia siamo riusciti in questo contesto comunque a risolverla, che era un precedente importante. Così come il tema dei permessi di soggiorno e dei tempi di attesa per la cittadinanza anche per i lavoratori residenti. Questi sono tutti i temi su cui noi dobbiamo e possiamo e dobbiamo fare delle battaglie da subito insieme, e abbiamo intenzione di portarle avanti. Dall'altra parte invece sulla cittadinanza devo dire che insieme al segretario Epifani ci stiamo impegnando in prima linea per impostare appunto questa riforma nel più breve tempo possibile. Dobbiamo ringraziare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che in momenti molto difficili non ha mai smesso di ricordare che è una follia quello di non riconoscere la cittadinanza ai figli di immigrati nati o cresciuti in Italia. E oggi la nostra proposta sta prendendo piede. Abbiamo fatto qualche giorno fa un intergruppo che ha coinvolto anche l'Italia sono anch'io, in cui abbiamo illustrato quelle che sono tutte le proposte in campo che sono presenti in Parlamento, coinvolgendo per la prima volta tutti i partiti in Parlamento, anche il Movimento 5 Stelle e il PDL ad esclusione della Lega Nord. C'è stato un confronto molto positivo che insomma ci fa credere che entro la fine di giugno arriveremo a una sintesi, comunque una proposta di sintesi che però non deve scendere troppo ai compromessi, deve partire dal dato di fatto che chi nasce oggi in Italia e ha una famiglia, quindi è radicato, deve poter essere italiano alla nascita. Quindi su questo noi non vogliamo transigere, questo porteremo avanti e credo che insomma a breve avremo anche delle notizie a riguardo. Rispetto invece a quello che è il mio impegno, a quello che noi ci dobbiamo impegnare a fare tutti oggi insieme, è quello di, da una parte,
rafforzare un po' quello che è la rappresentanza, e voi avete parlato qui molto di partecipazione, di rappresentanza, di presenza anche in seno alle organizzazioni e alla società civile. Noi oggi dobbiamo avere il compito importante di dare un messaggio anche di speranza a chi in questa sala non c'è, e sono tanti, tantissimi. E allora dobbiamo anche rivedere, questo lo dico a partire dalla mia esperienza, ma lo rilancio anche voi, quello di ampliare, di rafforzare questo grande movimento, di non lasciare fuori nessuno davvero rispetto a questo, in questo contesto dove davvero serve molte volte quello che è la solidarietà, la cooperazione, l'aiuto reciproco. Noi dobbiamo essere oggi portatori di questo messaggio di speranza, perché senza una speranza, senza l'idea che solo insieme italiani, immigrati, nuovi italiani possiamo rilanciare questo paese, possiamo ricostruirlo, possiamo provare, grazie anche all'idea che veniva detta prima, di rappresentare una grande opportunità per un'Italia in ginocchio, un'Italia dove appunto la generazione autoctona fa fatica, perché c'è un dato anche demografico, c'è un dato di crisi anche di identità. Noi dobbiamo in qualche modo rappresentare anche una soluzione, offrire una soluzione ai problemi che oggi si vivono anche in alcune realtà. Dobbiamo essere percepiti come parte della soluzione, parte della crescita, del risollevamento del nostro paese. Per farlo dobbiamo testimoniarlo ad alta voce, fuori, in pubblico, ognuno nel suo campo, ognuno nel suo settore. Dobbiamo rappresentarlo insieme, e questa è una cosa a cui tengo moltissimo, insieme, rappresentando le due generazioni incrociate. Non siamo per una differenziazione tra prime e seconde generazioni. Noi stiamo combattendo in qualche modo oggi per la storia, ovviamente, dei nostri padri che hanno contribuito, sono sacrificati per quello a cui siamo arrivati oggi, ma dall'altra parte crediamo anche che da parte dei padri ci sia oggi la volontà di vedere dei figli che possono fare un cammino più in avanti, un passo successivo. E questo oggi non si può garantire se non c'è davvero questo lavoro comune. E quindi rafforzare questo dialogo tra la generazione oggi è fondamentale, e mi ha fatto davvero piacere qui sentire appunto quelle che sono le vostre voci, l'intervento molto bello di Miriam e appunto e di altri amici e compagni ci fa capire appunto che questa Italia oggi non può più essere nascosta, negata. Noi abbiamo girato vari comuni in queste settimane e di fronte ai bambini, di fronte a chi appunto popola le nostre scuole e che riceve questa cittadinanza onoraria, pensando appunto che sia la vera cittadinanza, da una parte è una, diciamo, è un grande risultato perché diffonde questo messaggio, ma dall'altra anche una grande delusione, perché quei bambini di fatto non hanno la consapevolezza che purtroppo quel documento è solo un messaggio culturale e non è invece una cittadinanza reale. Allora concludo davvero, io penso che il risultato a cui siamo arrivati oggi, grazie appunto a avere dirigenti nazionali del sindacato, avere il sottoscritto insieme a Cecilli in Parlamento, avere voi oggi qui presenti nonostante tutte le difficoltà, ci può solo far sperare che possiamo davvero oggi rilanciare una battaglia forte, non solo sulla cittadinanza ma sul tema anche dei diritti, sul tema della lotta alle discriminazioni, alzare e dire finalmente lo si sta dicendo da qualche mese a questa parte, che ci sono degli atteggiamenti, delle frasi che sono semplicemente razzismo, non sono bullismo, non sono semplicemente galanteria o tifoserie arrabbiate. Quello è razzismo, e noi dobbiamo oggi armarci di una legislazione forte contro le discriminazioni e contro il razzismo. Dobbiamo armarci di una scuola che sia aggiornata, formata per poter oggi favorire questa idea di una nuova italianità, dove nessuno ti dovrebbe chiedere più, come succede in Francia e in altri paesi, da dove vieni, ma chi sei, come ti chiami, cosa vuoi fare. E allora per fare questo dobbiamo davvero imboccarci le maniche, non smettere, non rassegnarci, e da parte nostra insomma troverete sempre una porta aperta, ovviamente una sponda aperta anche per quelle che sono le situazioni più tragiche, tragicomiche. Abbiamo storie di ragazzi che nascono qui ma perché magari perdono qualche giorno nell'anagrafe non possono essere italiani di 18 anni. Ebbene, noi anche su questo stiamo facendo una battaglia attraverso i tribunali per comunque far capire che l'interpretazione può essere anche di una residenza legale diversa da quella che è la residenza ufficiale. Il tema della tassa di soggiorno è uno dei temi su cui dovremo sicuramente costruire un'iniziativa comune da subito. Il tema della cooperazione è un tema importante su cui so che la CGIL si impegna moltissimo, e quindi quello di favorire anche in questa crisi la possibilità per chi
vuole di diventare in qualche modo un mediatore tra le imprese che stanno soffrendo qui e i paesi di origine. E qui c'è da fare molto, l'Italia sfrutta molto poco quelli che sono i programmi che già ci sono di cooperazione in cui la diaspora, l'immigrazione può diventare davvero un ambasciatore, un mediatore con i paesi d'origine per fare ricchezza sia qui ma anche nei paesi d'origine. La persona che perde il lavoro può diventare oggi di fatto un valore aggiunto per la propria comunità, anche qui nella vostra realtà. Io ci sono, ci siamo tutti, quindi grazie ancora e grazie per il vostro lavoro.